Buonasera a tutti. Allora, come sapete, ai miei amici spesso do dei soprannomi per non nominarli, ovviamente, e quindi sapete di Nasone, ve lo ricordate Nasone? Perché aveva il naso lungo, cioè ce l'ha ancora il naso lungo. Quest'oggi invece vi parlo di altri due miei amici con i quali stavo chiacchierando al telefono oggi. Uno lo chiameremo professore perché fa il professore, e uno lo chiameremo statale maiale. Statale maiale, avete sentito bene? Attenzione, non ce l'ho con chi ha un lavoro statale, è proprio lui, questa persona qua che non fa niente al lavoro ed è per questo che lo chiamiamo statale maiale. Non prendetevela se avete un lavoro statale, non ce l'ho con voi, ce l'ho con lui, statale maiale. Ha un lavoro da statale e non fa nulla tutto il giorno. Allora, stavo parlando con il professore e statale maiale. E stavamo parlando di Peaky Blinders, della serie che attualmente è su Netflix, questa serie britannica. E mi hanno chiesto a me: ma cosa vuole dire Paolino Peaky Blinders? E la mia risposta è stata: lo ammetto, non sono mai andato a cercare Peaky Blinders prima e non lo sapevo. Allora, ho scoperto che all'epoca quei cappelli tipici di quel telefilm lì che portano tutti si chiamavano Peaky, ok? Quindi Peaky deriva da lì, dal cappello. Blinders, perché blinders? Allora, non so se vi ricordate che quei cappelli avevano una lametta qua dietro, una lametta, in modo che si potesse usare il cappello come arma, ok? Tirato in faccia a qualcuno, faceva un taglio in faccia a qualcuno e rendeva ciechi, ciechi. Blind, di blinders, vuol dire cieco. Ed è da lì che deriva appunto il blinders. Quindi Peaky, blinders, ok? Va bene, alla prossima vi racconterò di qualche altro mio amico magari, quindi ricordatevi Nasone per adesso, il professore e statale maiale.